Eccoci qua. Buongiorno. Benvenuti alla nostra pratica di condivisione voce. Questa prima lezione, sarà un po' una lezione introduttiva, anche per me è la prima volta in cui registro una lezione via Zoom. È mattina, la voce si deve ancora svegliare. Prova, prova, prova. E così andremo a svegliarla insieme. In cui consiste questa pratica condivisa di voce è proprio quello di andare a condividere alcuni esercizi e alcune pratiche che eseguo per me stessa e che conosco da anni oppure che sto cominciando a conoscere e che fanno parte di tutto il bagaglio che poi utilizzo nel percorso Cicatrice Baci. Nel percorso ovviamente sono fatte su misura, sono uno a uno, sono seguite più accuratamente, ma voglio proprio condividere con voi anche questa modalità per me nuova. Quindi registrare una lezione è anche per me una sfida. Sto anche cercando come strutturarla al meglio perché Zoom è anche uno strumento che non permette così facilmente di condividere gli audio. Allora, vediamo se sentite questo merlo che ci farà compagnia. Lo mettiamo un po' in background e ci accompagnerà ad ispirarci. Infatti, come vedete, la mia tenuta è praticamente ispirata a lui, il merlo, uno dei cinque animali saggi della tradizione druidica. Questi animali ci accompagneranno in queste lezioni. Domani lavoreremo ancora col merlo in movimento, quindi saremo in piedi. Oggi siamo un po' più rilassati e lavoriamo la voce. Vi voglio leggere brevemente qualche parola di ispirazione legata al merlo, affinché condividiamo un po' questo intento come gruppo e affinché vi possa guidare in questa prima giornata. Il merlo è dedicato alle energie della soglia, dell'incanto e della chiamata interiore. La soglia è quella considerata tra il mondo visibile e il mondo invisibile, tra la veglia e tra il sonno. Infatti il merlo canta da sera fino a che arriva la notte e compaiono le prime stelle. Vi leggo una frase da questo libro di Carte dei Druidi. Il merlo è l'uccello dal bel canto melodioso, che si può sentire sul far della sera e anche più tardi. La comparsa delle stelle segna il momento di tremulo luccichio che rende possibile la transizione da una realtà all'altra. Tali momenti di mezzo sono considerati particolarmente significativi nella tradizione druidica. Il merlo canta per noi come il mondo cambia intorno a noi. E questo nel momento in cui la luce del giorno, la coscienza e il mondo concreto lasciano entrare il tempo lunare dell'inconscio, dell'altro mondo. Il suo canto ci ricorda che questi momenti di soglia sono momenti di grande bellezza e potenziale. Se saremo in grado di seguire il suo canto, verremo condotti ad un luogo di profondità e di incanto, da cui potremo scoprire segreti su noi stessi e sul mondo. È un piccolo uccello dal canto melodioso che
è legato anche al fabbro. Il fabbro è una figura molto interessante perché usa tutti gli elementi per costruire qualcosa di solido, porta qualcosa a concretezza, qualcosa che prima non c'era. Forgia attraverso il fuoco, attraverso l'acqua. E il fuoco viene vivificato dall'aria e viene nutrito dalla terra. È molto, molto interessante poter lavorare con le energie del merlo perché ci porta ad attraversare quella soglia dove scoprendo qualcosa di meraviglioso di noi stessi e del mondo, veniamo anche invitati a portarlo fuori nella realtà quotidiana, come fa il merlo col suo canto melodioso. Spero che possa esservi di ispirazione in questa giornata, in questa mattinata. Intanto vorrei farvi notare come il merlo, come animale, ha una grande mobilità, soprattutto nel collo e nelle sue ali, che possono essere le nostre braccia. E prima di andare a concentrarci sulla voce, vi voglio invitare a fare un piccolo esercizio fisico che ci permette di scrollarci un po' di dosso, eventuali tensioni, prendere coscienza del nostro corpo fisico e della struttura più profonda che è quella ossea, e di andare a rendere più malleabile la struttura muscolare che sta attorno. Si chiama vertical shaking. Io mi alzo un po' per mostrarvi e vediamo il mio microfono cosa riusciamo a fare. Innanzitutto, siate più liberi di me, ovviamente io sono un po' legata al microfono in questo momento. E quello che bisogna fare è stare in piedi, aprire le gambe alla larghezza delle spalle e lasciare andare le braccia. Beh, vedete questo braccio da parte mia. Quello che inizia il movimento di shaking è l'idea che qualcuno da dietro le nostre ginocchia ci viene a dare una piccola spinta e le ginocchia cedono e torno su, cedono e torno su, cedono e torno su. Andiamo a creare questo movimento e lo facciamo regolarizzare per un attimo quello che vi chiedo è di concentrarvi sul movimento e lasciarlo ondeggiare, fluire in tutto il corpo. Quello che deve andare a entrare in shaking è praticamente tutto il corpo, fino alla testa, alle braccia. Potete andare alla vostra velocità, non troppo lento, non troppo veloce, ma in modo che cominciate a sentire la parte muscolare, la pelle che si rilassa e comincia a creare questo shaking, partendo dalla testa. Andiamo a distaccare la pelle dalle ossa, volto, poi collo, torace, bacino, gambe, braccia. Lascio un attimo il microfono così vi mostro e faccio un po' di minuti con voi di vertical shaking.
Continuate ancora un pochino, intanto vi do qualche indicazione. Sentite come la parte dei muscoli piano piano si distaccano dalla struttura forte delle ossa e si permettono di vibrare, lasciando andare tutte le tensioni. Questo nei muscoli del volto, poi del collo, del torace. Potete aggiustare un po' la posizione per andare veramente a permettere anche ai muscoli della schiena, del bacino, di veramente muoversi, lasciarsi andare. Le spalle, le braccia, le mani, le gambe. Ginocchia, i polpacci. Entrate in questa fase di rilassamento attivo. Ottimo. Questo vertical shaking si può portare avanti molto a lungo, si possono fare sessioni anche di 20 minuti o più, senza interruzione, e questo permette a tutto il corpo di allinearsi, non solo i muscoli su cui vi focalizzate, ma anche tutti gli organi interni. Va fatto senza tensioni, senza creare tensioni ovviamente, ma al momento che fluite in questo vertical shaking vi può dare un benessere totale ed è così semplice perché è il corpo stesso che in questa ripetizione di movimento si riallinea completamente dove c'è bisogno. Se c'è una parte che vi richiama di più, restate lì un po' di più e sentitela. Se vi aiuta potete anche mandare luce e aggiungere anche dei suoni. Questo magari lo andiamo a vedere anche nelle prossime lezioni. Ma portare un suono nel posto giusto aiuta la guarigione. Partiamo con un breve esercizio di respirazione. Anche questo può essere molto allungato, ma voglio guidarvi qui in una piccola fase che ci permette, prima ancora di andare a lavorare sul suono, a lasciare andare queste tensioni che eventualmente possono essere ancora nascoste nel nostro respiro. Quindi cerchiamo coerenza nel respiro. Andremo a fare dei respiri e delle ritensioni di respiro. Innanzitutto, connettiamoci un attimo con il nostro respiro, respirando, mettendo una mano sul petto e una mano sulla pancia. Notiamo che parte si alza di più, se si alzano entrambe, e andiamo a correggere eventualmente dando respiro anche alla pancia. L'importante è che l'aria non sia solo attraverso il polmone, ma anche attraverso la pancia. Quindi andiamo a inspirare contando 2, espirare contando 4 per un po' di respiro.
Cercherò di fare rumore nella mia respirazione, voi non dovete, così da darvi un ritmo. Inspirate, 1, 2, espirate, 1, 2, 3, 4. Durante l'inspirazione provate a, come si dice in inglese, squeeze, contrarre i muscoli del pavimento pellico durante l'inspirazione. Questo porta su l'energia. Mi lasciate andare durante l'espirazione. Continuate a respirare così ritmicamente e assieme andremo a creare una pausa nel nostro respiro. Durante l'inspirazione andremo a squeeze. Contrarre i muscoli pelvici per far salire l'energia, riempiamo completamente i polmoni e poi lasciamo andare tutta l'aria, facendo cadere anche la testa in avanti e restiamo più a lungo possibile in questo vuoto. In questo vuoto restiamo presenti perché è come schiacciare pausa e andiamo ad essere presenti a noi stessi dentro. Quando sentirete un forte impulso a inspirare, cercate di non espirare subito. Proviamo a restare un po' di più. Eventualmente si può prendere un pochino di aria e si ributta fuori così. E si torna. Adesso andiamo a farlo un attimo insieme. Inspirate completamente. Buttate fuori tutta l'aria dei polmoni fino alla fine, la testa ricade in avanti, trattenete. Restate a polmoni vuoti, presenti a voi stessi, rilassate ogni muscolo del ventre, del torace, e rimanete più a lungo possibile.
Sentite come si amplia lo spazio. E quando è veramente fortissimo e dovete inspirare, inspirate un respiro completo in e trattenete. Trattenete. I muscoli del pavimento pelvico. Trattenete, schiacciate quei muscoli del pavimento pelvico, mandate l'energia su, 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 la testa si raddrizza e sentite come l'energia entra nel vostro campo quantico. E la riempie. Restate a pieni polmoni più a lungo possibile. E poi rilasciate con un tono. Andiamo a ripetere assieme il percorso. Inspiro. Aria completamente fuori. Torniamo al nostro respiro normale. Andiamo un attimo in questa bella posizione rilassata a sentire e far vibrare questo suono speciale e molto semplice che è l'OM e che è situato nel corpo in questo modo. Provate a sentire dove vibra la vibrazione corretta della A di o Aum Om è nella pancia. Nel sacro, in questa zona
della creazione. Andiamo a vibrare un po' di A in questa zona, andando a sentirla sempre di più, provando anche un po' a cambiare tono, andate un po' proprio a cercare, cerchiamo assieme affinché vibri la zona della nostra pancia, sacro, primo, secondo chakra, fino al plesso solare. Più leggero, con più aria, con meno aria. Vediamo. Vediamo se riusciamo a far vibrare questa zona anche un po' più verso la schiena. Continuate pure al vostro ritmo, siamo in piena esplorazione. E dopo andiamo a esplorare un po' la U, che è piuttosto una questa con umlaut, un po' in francese, anche in tedesco si usa di più, in italiano non lo usiamo, ma si capisce il suono anche in inglese di un po' più alla francese. Questo risuona nella parte toracica, nella parte del petto, in quello che è il nostro cuore, quello che è il timo, quello che è la parte alta del plesso solare. Questo da vibrare nelle. Facciamo un po' di esercizio come prima, andando a emettere questo suono e sentendolo vibrare nel petto, nel torace.
Cerchiamo di sperimentare affinché questa vibrazione si espanda in tutta la parte del petto, del torace, davanti, lateralmente e anche dietro. Cerchiamo assieme. Proviamo con vari toni, si può abbassare, alzare, modulare un po'. Sentitelo proprio un po' in voi, sperimentate. L'importante è cercare di mantenere sempre più rilassamento anche nel corpo. Io oggi ho una casa un po' fredda, è una challenge essere proprio rilassato nel corpo, però queste challenge le avremo tutti i giorni, quindi ottimo. Sentitevi un po' anche nella vostra. Io vado a ravvivare un momento il fuoco mentre voi continuate con la U e poi passiamo un'altra, all'ultima, l'ultimo suono di U. Eccoci. Adesso andiamo all'ultima, non è una vocale, all'ultimo suono di questa magico mantra originario, che è la È un vibrato di M con le labbra chiuse ma rilassate. E va a risuonare nella parte alta, quindi dal volto, la testa e qua attorno, attiva tutti i chakra superiori.
Quello che può aiutare è anche provare un attimo a sciogliere le labbra perché spesso sono un po' contratte. Non so se avete mai sentito questo esercizio di teatro dei cantanti dove fai la perna. Non so come suona registrata, ma. Oggi facciacce ti aiutano un po' di così da smuovere un po' le nostre i nostri strumenti che abbiamo sempre con noi. Il nostro corpo è uno strumento fantastico complesso anche per cui abbiamo tanto a disposizione da risvegliare, da utilizzare. E quindi andiamo a sperimentare un po' questa. L'idea è di cominciare con questa M e poi andarla a sentire risuonare, farla proprio un po' salire come se andasse a risuonare qua, la spingete un po' su, bisogna un po' sperimentare, andiamo a sperimentare un po' assieme. Anche qui iniziamo portandola su, quando è su sperimentiamo portarla anche dietro. Ok. Non tutti i giorni viene esattamente lo stesso tono. Chiaramente con l'esperienza, cosa che anch'io sto costruendo e non sono arrivata da nessuna parte. O meglio, arrivo sempre un passetto più avanti del giorno prima. Ma per arrivare a questa completezza nell'utilizzo del nostro strumento, beh. È un bel lavoro e richiede tanta dedizione. Quindi continuiamo a sperimentare con questa e appena riusciamo a sentirla nella giusta parte, vibrare e si espande la vibrazione, riesce a prendere un po' tutta la testa, possiamo provare anche a mettere la lingua. Fare in modo che guardi in su verso il palato, dovete trovare un po' il vostro luogo comodo, però quello aiuta ancora di più a portare su l'energia.
Provate sempre a modulare un po' perché potreste scoprire di trovare un luogo ancora più comodo di quello in cui vi eravate trovati prima. Andiamo infine a fare tre om in sequenza, così che passiamo dalla pancia, cioè dal sacro al cuore, al terzo occhio. O meno, comunque è tutta una cosa integrale. Comunque saliamo con questo tono e ne facciamo tre uno dietro l'altro. Inspiriamo. Continuate, fatene ancora un paio al vostro ritmo, state pure nella vocale che vi richiede di più, nel luogo che vi richiede di più a lungo. Questo è proprio una modalità che si può continuamente attivare e può essere utile usarla in modo diverso ogni giorno. Passiamo ora a un altro esercizio che mi piace fare, sempre per prendere coscienza, pensando proprio al nostro animale guida che anche il merlo e in fondo canta. Io non sono una cantante, però sono cosciente del fatto che tutti noi sappiamo cantare e la coscienza della propria voce è il primo passo. E quindi andiamo un po' a vedere, di sentire le vocali. Usiamo le vocali perché sono no, quello che ci permette di sentire come nota, di vibrare. Una consonante puoi dare forza, ma non puoi. Non puoi mantenerla.
quindi per quello si usano le vocali. E una delle parti di risonanza è ovviamente la gola, quindi sentiamo, possiamo anche sentire con la mano la gola che vibra e andiamo a trovare un po' la nostra vocale. Andiamo a provare le varie vocali in sequenza e ci concentriamo su questa gola. Mi viene da pensare un po' al merlo, se avete visto uno dei video, poi vi posso condividere. Quando canta, muove la testa e si vede molto movimento qua, è molto attivo. Molto bello da vedere, molto delicato. Allora noi pensando un po' al merlo andremo un po' a attivare questa parte che effettivamente usiamo tutti i giorni, ma chissà, magari non la usiamo completamente, quindi andiamo un po' a prenderne comunque coscienza. Beh, facciamo assieme un po' di vocali. Avete visto, io provo anche a modificare la posizione della mia bocca, che è quello che, scusate, va a modificare la cassa di risonanza principale. Abbiamo attiva tutto il giorno. Così si può provare a cambiare tono, andare un po' su e giù, e sempre però con la coscienza che stia vibrando, senza fastidi, la nostra gola. Importante, non deve esserci un fastidio. Se c'è un fastidio, provate veramente a modulare, emettere prima meno aria, dare forza con calma. Cambiare un po' vocale e facciamo lo stesso esercizio. Se riuscite, aggiungete poi un po' di movimento giusto per dare questa serenità al corpo che la voce ci accompagna sempre. Non è che dobbiamo stare fermi così e parlare, no? La vibrazione, l'importante è percepire la vibrazione lì. Concentratevi su quello. E quando ce l'avete, un po' di movimento o nel collo, o nel corpo, o nella bocca, la aggiungete.
Per esempio, io con la E ho sentito con che facilità, la E passa al torace. Ho voluto mantenerla nella gola. Questo è anche molto importante, voi capite quando va su giù. Facciamo ancora un po' di Non so, voi, ma a me queste vocali fanno stare proprio bene, cioè si vibra, si vibra. Proviamo a continuare, non proviamo, lo facciamo con la I. Solo devo cancellare. Succede. Però magari lo teniamo perché è un ottimo segno. Vuol dire che quando vibrate, tutte quelle tensioni, e a volte sono anche quelle arie che teniamo e che mandiamo giù nello stomaco, tipo adesso io ho bevuto l'acqua, sento che sono molto rilassata, è uscita l'aria che evidentemente ho mandato giù, volendo bere l'acqua un po' in fretta per non interrompere la lezione. E quindi ve lo spiego, già che è successo. Bene. Scusa la pausa, possiamo continuare con la I. Se notate anche voi invece come la I cerca di salire e quindi è difficile mantenerla proprio qua nella gola, ma è lì. Adesso noi andiamo a concentrarci, manteniamola nella gola.
Personalmente la I è la più difficile da mantenere nel mio lavoro. Bene, ci mancano la O e la U. Andiamo avanti. Magari un paio di respiri perché io non so voi, ma davvero io qua col freddo sto lottando un pochettino oggi. Spero che le vostre case siano calde. Per sciogliere un po' i muscoli perché qua seduti. Sì, è importante comunque ricontrollare un attimo la scioltezza dei muscoli, un po' di shaking ci sta. Ferisco la mia acqua e partiamo con la O. Questa è la nostra O in gola. Andiamo a terminare con la nostra U. Anche la U però non è facile tenerla in gola. È tutta una ricerca. Proprio ispirandomi al merlo, vorrei restare ancora un po'.
su quello che è la nostra testa e andremo a ripetere l'esercizio delle vocali, però stavolta le facciamo vibrare qui. Si potrebbe quasi dire, beh, in teatro si usa dire anche la voce in maschera. Io non ho tanti termini dedicati, cercherò di studiarli sempre di più specifici, però si capisce, perché tutti noi abbiamo un corpo e capiamo e sentiamo, abbiamo la possibilità di sentire dove vibra. Quello che vibra è nella parte non nasale, perché non deve diventare una voce nasale, però si potrebbe dire che il centro è un po' dove c'è il naso. È come se si creasse una maschera. Vibra la parte del volto, soprattutto la parte alta. E andiamo a ripetere questo esercizio con le vocali, però stavolta le facciamo vibrare sul volto, in maschera. Passiamo alla I.
me fa solletico lei nella faccia. Passiamo la O, portiamo sul volto anche questa O. E per ultima la U. Adesso andiamo a fare un ultimo esercizio con le vocali prima di passare, ve lo anticipo già, a creare un canto, il canto del merlo, perché questo ultimo esercizio ci aiuta un attimo a entrare in una dimensione diversa. Prima di andare a ispirarci al merlo, e lasciarci andare liberi alla nostra sensazione. Quello che faremo ora, prima del canto, è di andare a sentire le vocali dietro, nella parte posteriore, la nostra parte alta posteriore alla schiena, come se stessimo vocalizzando per qualcuno che è alle nostre spalle. Immaginate il merlo, canta, canta spesso, rivolto in alto, non canta solo per una direzione. Il suo canto si espande attorno nello spazio. Quindi anche noi adesso creiamo questo spazio andando a vibrare anche nella nostra parte posteriore.
in questa parte posteriore non dobbiamo essere troppo specifici, nel senso che la parte della gola, del volto, del torace potrebbero vibrare nello stesso momento. Quello va bene. L'importante è che la nostra attenzione riesca ad andare lì a riempire anche quello spazio vibratorio posteriore. Ok. Un paio di riscaldamento, di vibrazione. Anzi, io vi invito, intanto che ravvivo il fuoco della mia casa gelida, a fare anche voi un po' di esercizio. Torno subito. Adoro il fuoco, ma ha bisogno un po' di cura il caminetto. Eccoci. Allora, andiamo a esplorare questa parte posteriore. Ricominciamo con le vocali. Immaginate di cercare di raggiungere qualcuno con la voce, qualcuno che sta alle vostre spalle, ma voi non mi potete girare. Non so se si sente poi la differenza, perché il microfono io ce l'ho sempre davanti, non ce l'ho alle spalle. Sarebbe interessante, appena riesco a procurarmi più attrezzatura, mettere anche un secondo microfono alle spalle per capire la differenza. Ma comunque, fidatevi delle vostre vibrazioni. E anche se all'inizio non si sente, poi certi giorni non si sente così tanto. Arriva il momento che poi si percepisce, quindi lì bisogna semplicemente avere fiducia nel processo. Quindi andiamo con il prossimo vocale.
Non so se vi accorgete, spingere la I dietro è un po' più difficile, viene un po' una I, ma è... si persevera. Passiamo alla O, che siamo un po' verso la fine della nostra sessione. E con la U. Prendiamoci un attimo questi ultimi minuti per invece lasciarci completamente liberi e connetterci con il merlo, questo animale della soglia che ci porta tra il giorno, l'imbrunire e il mondo più sottile, serale, tra quello che è concreto e visibile e quello che è più invisibile. E potete lasciarvi ispirare da me, ma vi suggerisco poi, appena chiudiamo la sessione, di fare un canto tutto vostro, dove non avete input da parte di nessuno, siete solo con voi stessi. Approfittando di questo momento di riscaldamento della voce, andate avanti. Mi raccomando, prendetevi almeno un paio di minuti, se riuscite un po' di più, per intonare il vostro canto del merlo. Possiamo fare un po' assieme.
Esplorate, non deve essere un canto, ma può essere un canto, potrebbe svelarvi su una melodia o potrebbe svelarvi su un sussurro, giusto improvvisato, e si può stare a lungo in questa dimensione. Mi raccomando, cercate di essere presenti alla vibrazione che sentite. Perché quello che ci porta la coscienza, e non stiamo facendo canto, appunto, non so dirvi se siamo intonati o meno, devo ancora studiare le note, ma sicuramente è una risposta alla chiamata del merlo, quello di entrare sulla soglia della vostra vita interiore, e la voce è una soglia perfetta, è qualcosa che ci collega all'invisibile. Noi produciamo questi magici suoni, ma non si vedono, sono quello che ci connette con l'invisibile. Spero che questa sessione vi sia piaciuta. Spero di rivedervi. Domani continuiamo con il Merlo e ci colleghiamo invece al movimento. Avremo una sessione legata al movimento e poi si continua con gli altri animali della tradizione druidica nelle prossime settimane. Intanto vi mando i miei più cari saluti e mi raccomando, restate ancora un po' con questo canto, il vostro canto, da soli. A presto.